Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liché. A quanto pare Jessica Notaro si sposa. La proposta di matrimonio assolutamente inaspettata da parte di Bologna è stata fatta alla Fiera Cavalli, dove tutto ebbe inizio. Sembra quindi che inizieranno adesso i preparativi per questo matrimonio tra l'atleta plurimedagliato Filippo Bologna e l'attivista Jessica Notaro. Jessica Notaro e Filippo Bologna si sposano ufficialmente, dopo la dolcissima proposta di matrimonio dell'atleta alla Fiera Cavalli. Tanti presenti alla scena che ha visto l'attivista e cantante commuoversi davanti a tutti. Filippo si è inginocchiato e ha tirato fuori da un taschino un anello che dopo il fatidico si è messo al dito della sua fidanzata. Ovviamente il momento è stato paparazzato e le foto ora girano sul web facendo commuovere i fan. Il luogo scelto per la proposta non è casuale, infatti i due si sono conosciuti proprio lì qualche anno fa e da allora non si sono più separati. La passione per l'equitazione li ha uniti e il loro legame è diventato sempre più forte. Adesso i due saranno certamente impegnati ad organizzare il loro matrimonio dopo la fantastica proposta di Filippo. La dolce proposta alla Fiera Cavalli, Filippo Bologna ha ufficialmente deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata Jessica Notaro. I due si sono conosciuti proprio nello stesso luogo dove Filippo ha deciso di inginocchiarsi e tra emozioni e sorrisi le ha chiesto la mano. Jessica è rimasta senza parole alla proposta dell'atleta, ma nonostante ciò è riuscita a pronunciare il fatidico sì. Il luogo dove è avvenuto tutto non è stato scelto a caso, infatti proprio nello stesso luogo i due si sono conosciuti. La loro relazione va avanti da qualche anno dopo che Filippo, che al tempo era testimonial dell'evento, riuscì a scambiare due parole con la Jessica. Da loro e i loro destini sono indissolubilmente intrecciati e il loro amore ora è suggellato anche da un anello. La manifestazione di Verona, il luogo scelto per il dolce annuncio è proprio quello della manifestazione di Verona, dove si organizza un appuntamento a livello mondiale inerente al settore equestre. Verona infatti è l'unica tappa italiana per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Proprio qui l'atleta plurimedagliato ha deciso di inginocchiarsi poco prima dell'inizio del Gran Premio Longines Fay Jumping World Cup Competition, ovvero la gara più attesa di Fiera Cavalli Verona. Filippo, armatosi di coraggio, si è inginocchiato e ha tirato fuori l'anello chiedendo davanti a tutti a Jessica Notaro di concedergli la mano. L'attivista non ha esitato un attimo e, colta dall'emozione, ha detto sì. I due si sono incontrati proprio qualche anno fa a Fiera Cavalli, quando Filippo le propose di saltare proprio con un cavallo. L'attivista italiana però gli fece notare di avere un occhio coperto e che quindi questo avrebbe potuto impedirle di farlo. Filippo allora le disse una frase che ancora oggi porta nel cuore: "I nostri limiti sono nella nostra testa". Oggi Jessica si cimenta nel salto ad ostacoli, ma è anche attivista in merito alle campagne rivolte alla violenza dopo il tragico fatto del 2017, quando l'ex fidanzato le sfregiò il volto con l'acido. Ora il passato è andato e i due possono godersi il loro amore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.